brutto da dire, ma alla decima giornata abbiamo vinto la prima, però no, sono contentissimo. Sono contentissimo perché ce lo meritiamo tutti, credo. Partita contro una squadra molto forte, dove abbiamo avuto anche noi delle difficoltà, magari siamo stati meno belli del solito, meno puliti, belli è una parola grossa, però magari abbiamo trovato meno passaggi bassi del solito, però abbiamo fatto una partita tosta, stiamo crescendo per me. Sotto tanti punti di vista e sono contento. A tante partite siamo calati, secondo tempo, oggi invece ho visto una squadra costante, però loro sono rimasti in 10, però credo che stiamo crescendo, stiamo recuperando qualche giocatore, qualcuno abbiamo riperso, però D'Arriva che può entrare finalmente, Melegoni che entra bene così, perciò per noi ci sono tanti aspetti molto positivi. Chiaramente siamo rimasti in 10, ci hanno lasciato un po' più di spazio in profondità, però c'è un avversario che ci ha aspettato e ci lasciava poco, ci ha lasciato poco. Sicuramente dobbiamo crescere su alcuni aspetti e quando magari ci chiudono dentro andare sull'esterno con più, magari mettere un pochino più di qualità, però dai, io dico che la squadra piano piano tirerà di più, staremo meglio. E il finale di partita con i giocatori che andavano molto più verso la porta che magari conservare il vantaggio, lì cosa pensavi? Cosa volevi? Ma lo sapevo, tanto Momo va dritto, Varela va dritto, non frena. Momo, speravamo che facesse 2-0, abbiamo avuto due occasioni, Lui è però. sempre fatto così, anche No, a ma Momo così, eh. ha queste caratteristiche, però io mi metto sempre nei panni dell'avversario. Se ti entra uno con questa gamba all'80esimo, ha beccato in alto mare, parò in alto mare da solo il Busio, gli ha dato. Cioè, se metto nei panni degli altri, vai in difficoltà. Mister, la scelta iniziale di Zimiński era per restare un po' più coperto sulla destra o c'erano stati dei problemi con gli altri giocatori terzini? No, volevo dare un equilibrio alla squadra, magari avevo meno corsa da altre parti, ho messo più lui, che poi in fase di possesso giravamo a tre la palla e chiaramente tipo Sampirisi, doveva fare quello che fa Sampirisi, ogni tanto si sganciava, ma con compiti un pochino più di palleggio più basso. È uscito Cigarini, mister, vi siete dati un abbraccio, no? Se vuol dire, spendere due parole per lui. Allora, Ciga, io come avversario quando lo giocavo, ho grande rispetto a Ciga. Ciga è forte, è un giocatore che conosce il calcio. L'ho messo meno nell'ultimo mese perché magari a livello di corsa dava un po' di meno, però a volte ha più qualità degli altri, però in questo momento la squadra ha bisogno, l'ho messo meno perché la squadra magari aveva bisogno un pochino più di solidità. E perciò ho fatto delle scelte. Ciga, come il discorso che ho fatto per Rozio, ci sta che un mese è così, la squadra poi se prende una consistenza di corsa diversa, magari Ciga fa più minuti. In questo momento noi siamo un po' in difficoltà, abbiamo fatto delle partite dove magari secondo i tempi siamo calati e perciò questa squadra sta crescendo e magari più avanti Ciga farà più minuti. Tutto qua.